Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo, come potete vedere, non è il mio studio e oggi voglio fare un video un po' diverso dal solito, un video un po' estemporaneo. Per non perdere la capacità di girare vlog e di girare video in giro per il mondo, voglio approfittare dell'occasione che l'Italia è tutto quanto in zona bianca per portarvi un pochino in giro con me. Mi sono fermato, o meglio, mi fermerò un po' di giorni in questa località e voglio fare un gioco con voi. Io non dirò il luogo in cui mi trovo, darò solo dei cenni storici e vi farò vedere un po' quel posto e voglio vedere se voi riuscite a indovinare e scriverlo nei commenti. Ma iniziamo con gli indizi. Innanzitutto io mi trovo nell'antica città di Pirae, o Pira. Qui il nome è stato poi cambiato in un altro che al momento non vi rivelerò. Anticamente questo posto era un avamposto marittimo romano, quindi come potete capire mi trovo al mare, come tutti voi spero, in questo periodo. E questo posto è una delle località balneare più rinomato tra i patrizi all'epoca, ma siccome sono passati migliaia di anni, andiamo a vedere un pochino invece che cosa c'è adesso. Siamo pronti? Cominciamo! Dunque, ragazzi, allora, questo lungomare, che è stato finito nel 1995, rappresenta una delle chicche di questo posto, insieme alle spiagge di circa 4 km interamente sabbiose, quindi abbiamo 4 km di spiagge di sabbia e in più un fantastico lungomare che rende questo posto adatto a momenti di relax per la famiglia o anche semplicemente per stare da soli e rilassarsi. Dunque, camminando sul lungomare ci si può imbattere in diversi bar e gelaterie. Una di quelle più storiche è questa qui, la gelateria Sayonara, che è una delle gelaterie storiche di questo posto, insieme ad un altro bar che è uno dei bar tipici di questa località. Adesso ve li faccio vedere. Se avete, diciamo, nuotato, passeggiato e vi siete allenati, sicuramente avrete bisogno di rinfrescarvi. E oltre alla gelateria, qui vi posso consigliare, ad esempio, questo bar, questo chiosco, che è uno dei bar, diciamo, più conosciuti per aperitivi e per i caffè la sera e anche durante il giorno in spiaggia, soprattutto dai locali e da chi in villeggiatura si vuole sentire praticamente del posto. Quindi andate, provate e poi mi fate sapere. Ecco, quella che state vedendo è una vecchia fabbrica fatta in mattoni, una struttura che oramai difficilmente si trova, ma qui è praticamente un simbolo del luogo. In questa stessa piazza spesso si effettua il mercato, perché di fronte a questa fabbrica di mattoni, punto di riferimento di questa città, se ancora non l'avete riconosciuta, c'è tutto questo spiazzale che viene utilizzato sia come parcheggio, sia come luogo dove c'è il mercato. Oggi è praticamente vuota, però in genere ci sono le bancarelle. Se avete avuto la pazienza di seguirmi fino a qui e percorrere tutti e 4 i chilometri del lungomare passeggiando, possiamo arrivare a un bivio. Da un lato avremo il pub dove spesso ci si va la sera, chiamato Lo Scoglio, e dall'altro lato, quindi da un lato un pub, dall'altro lato una stradina dove vi porterò a vedere quella che è invece una torre d'avvistamento romana che è stata ristrutturata. Quindi continuiamo il nostro cammino. Imboccata questa salita, basta seguire la strada fino poi ad arrivare ad un incrocio dove è una strada sterrata, quindi vi consiglio di avere un paio di scarpe da trekking o scarpe comode, scarpe da ginnastica. Esattamente questa strada sterrata qui vi porterà alla torre d'avvistamento. Approfitto di un poco di quest'ombra per rinfrescarmi un po' e vi farò vedere alla fine di questa salita, un po' sterrata, come appunto
c'è il panorama splendido e questa torre d'avvistamento. Vi consiglio di andare al tramonto, all'alba. Non è l'orario migliore quello che ho scelto, ma siccome ho poco tempo per girare il video, farò tutto in una volta. Quindi andiamo a vedere questa cosa, godrete l'intero panorama, vi farò, diciamo, impazzire. Se vi posso dare un consiglio, andateci col fidanzato o con la fidanzata. Ecco qui alle mie spalle, diciamo, l'antica torre romana, diciamo di vedetta per le navi che arrivavano, quindi questo era un piccolo avamposto romano. Ovviamente è stata distrutta dalle intemperie più volte e ricostruita, e adesso vi dirò una chicca: hanno aggiunto anche quello che è un piccolo parco attrezzato nel caso volete allenarvi per fare calisthenics. L'ho scoperto oggi, quindi adesso vi faccio vedere il panorama che si vede da qua. Da questo punto panoramico possiamo ammirare l'intera costa, tutti e 4 i chilometri che abbiamo percorso. E in più, da questa visuale, possiamo vedere anche la scogliera con il piccolo molo. Adesso vi faccio vedere. Vedete? Ecco qui la scogliera col piccolo molo, dove le panchine in cui la gente si può sedere per riposare o la sera eventualmente guardare le stelle. Un buon posto da avere nel caso in cui il 15 di, diciamo, di agosto volete osservare qualche stella cadente. Lì invece c'è la fabbrica abbandonata con la piazza dove eventualmente potete parcheggiare la vostra auto. Ma detto questo, proseguiamo il nostro giro e vi faccio vedere l'ultima chicca, che è anche qualche piccola curiosità cinematografica. Scusate il sudore, ma la salita è stata veramente veramente tosta. Superando quella che è la, diciamo, l'incrocio per quanto riguarda la torre d'avvistamento, proseguendo la salita e girando a sinistra, c'è una chicca, una spiaggia fatta semplicemente di sassolini, infatti viene chiamata spiaggia dei sassolini. All'interno di questa spiaggia, oltre le scogliere e la sabbia che non c'è, perché appunto è fatta di sassolini, posso dirvi una piccola curiosità. Qui sono state girate diverse serie televisive, cui Il Conte di Montecristo con Gérard Depardieu, la più attuale Gomorra e un film con Nino Manfredi. Quindi se vedete una di queste serie cercate di prestarci attenzione, perché potrete riconoscere questa location. Spero che questo indizio vi aiuti a capire dove mi trovo. Vanta anche una piccola grotta chiamata Grotta Azzurra, come la ben più famosa. Ragazzi, spero dai miei indizi siate riusciti a indovinare qual è il posto, o forse lo conoscete veramente bene, soprattutto se siete di Roma o di Napoli. E con quest'ultimo indizio vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un like. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci sia stata qualche curiosità e qualcosa che non sapevate su questo posto, qualcosa che vi ha potuto divertire o eventualmente ispirare a girare altri video di viaggio ben più, diciamo, lontani di questa località. Detto questo, com'è, se vi va, ci vediamo nel prossimo video. See you next!